Immagine di repertorio Archivio Inter Napoli. Sono giorni caldissimi, questi qui. Non soltanto perché sì, è a ridosso del Ferragosto. È, senza dubbio, uno dei giorni di maggior affluenza per le attività di ristorazione sparsi in tutto il territorio campano. Principalmente, per quelle che arricchiscono l'offerta delle città costiere, ed è proprio lì che i NAS hanno focalizzato le operazioni. Come quella descritta nel comunicato stampa che riassume i risultati conseguiti a Bacoli. Nell'arco del periodo compreso tra la seconda metà del mese di luglio e la prima metà del mese di agosto, i carabinieri del NAS di Napoli, in attuazione di una dettagliata cornice di servizi preventivi, posti in essere col coordinamento del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli e dal Comando Tutela per la Salute di Roma, hanno effettuato una serie di ispezioni igienico-sanitarie nelle zone notoriamente a vocazione turistica, per assicurare un'estate tranquilla nei settori di competenza. A Bacoli, presso un'attività ristorativa che si occupa prevalentemente di servizi di ristorazione. I militari specializzati, unitamente a personale dell'ASL NA2NORD e dell'Ufficio Tecnico Comunale, hanno proceduto alla chiusura. A chiusa parentesi tonda della predetta attività ristorativa, in quanto attivata abusivamente, e con gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali. B chiusa parentesi tonda di un'ulteriore sala poiché abusiva. Ancora, a Bacoli, presso un'attività di ristorazione. Il personale del NAS di Napoli procedeva alla chiusura amministrativa di 3 locali adibiti a deposito alimenti e di un laboratorio cucina, per gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali. Contestualmente, sequestrava 350 kg di alimenti vari per mancanza della tracciabilità / rintracciabilità.